Eccoci in casa, ho posizionato il mobile al suo posto. Come potete vedere, l'ho fatto su misura per questo scasso che era di fianco a questa libreria. Questo scasso era poco utilizzato, in questo modo adesso ho una cassettiera con quattro cassetti molto grandi da sfruttare, tanto spazio in più. Riempirò un po' la costruzione per fare il punto di quello che si è fatto. Allora, la costruzione è stata fatta principalmente in tre parti. La prima parte è la carcassa con i cassetti, la seconda parte è la copertura e l'ultima parte è la bruciatura e finitura del mobile. Nella prima parte lo strumento principale che ho utilizzato è stata la dima per fuori a tasca Craig K5, che permette di fare questi lavori molto velocemente. Non è l'unico metodo assolutamente, non è l'unica dima per fuori a tasca esistente, ce ne sono anche di più economiche, ma con la K5 lavoro veramente molto velocemente ed essendo per me fuori a tasca un metodo di giunzione utilizzatissimo, è un acquisto che ho fatto volentieri. Quindi ho costruito carcasse e cassetti e ho montato i cassetti con delle guide metalliche che reggono 45 kg per parte, quindi ogni cassetto regge 90 kg circa. La copertura è stata fatta con assi di pallet tutte recuperate ovviamente, che ho incollato al loro posto con della colla vinilica e fissate con dei chiodini in fase di asciugatura, chiodini che in fase finale non si vedono. In questo modo il pallet è stato completamente ricoperto. Ovviamente in fase di copertura che cosa ho fatto? Mentre attaccavo tutte le assi prendevo misura per misura le dimensioni dei cassetti e andavo a rifilare al banco sega o alla troncatrice alle dimensioni che mi servivano. Alla fine ho rifilato i bordi dei pallet che uscivano dalla dimensione finale con una sega piatta di tipo giapponese, una Ryoba. La parte finale, la finitura, è stata prima di tutto fatta una bruciatura di tutta la superficie ricoperta dai pallet, ovvero sopra e la parte frontale. I lati e il retro, come vedete, non si vedono, quindi non li ho ricoperti. Una bruciatura con una cannula butano propano molto, molto semplice, un bruciatore da una ventina di euro, non di più, su tutta la superficie. Ho passato una spazzolata veloce con una spazzola metallica e diverse mani di olio di Tung, che è una delle finiture che io uso più di tutte, perché è una finitura naturale a livello di estetica, non lascia un lucido molto evidente che a mio parere non è bellissimo nei mobili, e nutre molto bene il legno, dando anche una certa idrorepellenza. È più costoso di un normale olio di lino cotto, ma ne vale la pena. Una volta data la mano di olio, ho applicato questi bellissimi chiodi che sono in ferro battuto, scusate, in ferro fatti a mano. Sono chiodi infatti che hanno una codina, una parte appuntita che è differente per ogni chiodo. Quindi come ho fatto? Ho rifilato questa codina che era troppo lunga con un Dremel o con una smerigliatrice angolare, ho fatto un foro col trapano, ho piantato i chiodi per quanto possibile mettendo anche una punta o due di epossi di bicomponente per essere sicuro che il chiodo resti dov'è. Infine, dopo aver dato olio e infilato i chiodi al loro posto, ho installato queste maniglie che si chiamano maniglie a conchiglia. Come vi ho detto, i cassetti sono molto robusti, possono reggere tranquillamente molti libri o anche un sovrannumero di gatti che potete avere in casa. Quindi, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, cliccate like e iscrivetevi al canale per vedere anche in futuro dei video tipo questi, di costruzione, di fai da te, di legno, un po' di tutto, insomma. Mi raccomando, iscrivetevi, è importante perché altrimenti Cagliostro piange. Me l'ha detto lui. E voi non volete far piangere Cagliostro, vero?